Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e vi do il benvenuto alla decima lezione del corso di Cardistry, corso dove potete imparare il Cardistry da zero, dalle basi, fino a sapere fare Cardistry. Oggi nella decima lezione andrò a spiegarvi una fioritura, il ventaglio. Di ventagli ce ne saranno tantissimi da spiegare, veramente tante tipologie diverse, ma non ve le spiegherò in lezioni di seguito perché non voglio annoiarvi e spiegarvi sempre la stessa cosa. Quindi organizziamo la lezione 10, 11, 12, di nuovo questo gruppo di tre lezioni unite insieme, quindi oggi impareremo il ventaglio, la prossima volta il ventaglio ad una mano e nella terza lezione, quindi nella terza lezione di questo gruppo che sarebbe la dodicesima, andiamo a spiegare un taglio che utilizzerà il ventaglio con una mano. Quindi imparate bene il ventaglio di oggi, imparate il ventaglio di una mano e poi andremo con un taglio un po' più composto. Quindi condividete il video ovunque, non perdiamo tempo, vi faccio vedere che cos'è il ventaglio, anche se lo conoscete sicuramente. È base, ma siamo all'inizio, dobbiamo imparare e poi andiamo con il tutorial. Via! Bene ragazzi, eccoci alla spiegazione del ventaglio classico. La primissima cosa che mi sento di consigliarvi è di iniziare ad allenarvi con un mazzo che abbia ovviamente una buona qualità, ma soprattutto che sia quasi nuovo, ovvero che scorra molto molto bene, che sia telato, ad esempio un bicycle può andare bene, perché vi verrà molto molto più facile fare scorrere le carte molto bene. Quando poi siete più bravi potrete poi anche farlo con un mazzo che magari è già rovinato, usurato, ma comunque il ventaglio rimane sempre meglio con un mazzo nuovo. Quindi cominciamo. Cominciate con il mazzo di carte nella vostra mano in posizione di servizio, quindi classica. Io vi spiego come vado ad eseguirlo. Per prima cosa prendo il mazzo, lo porto un po' in su e lo metto in questa posizione qua, quindi nell'incavo della mano tra indice e pollice, qua nella base. Quindi una volta che sono in posizione di servizio inizio per la prima cosa e lo sposto qua in diagonale, quindi lo piego circa di 30 gradi con tutte le dita distese sotto e il pollice disteso nella parte bassa del mazzo di carte sul lato corto. Quindi si prende il mazzo, lo sposto un pochettino, quindi l'indice e il medio rimangono distesi sotto e sono le dita che inizialmente sorreggono il mazzo insieme al pollice. Per ora anulare e mignolo non ci servono, ma comunque serviranno poco se non poi a reggerlo, perché la mano rimane tutta completamente distesa sotto. Quindi iniziate, posizione di servizio, prendete il mazzo di carte, lo spostate in diagonale circa 30 gradi nella base, nell'incavo tra pollice e indice, e lo sorreggete con medio, indice e pollice. Una volta che siete qui, dovete con la mano destra tenere tutto il mazzo di carte fermo e con il pollice iniziate ad allargare le carte, adesso così ve lo faccio a rallentatore, fino a che le portate sotto. In questo modo verrà un bel ventaglio che vi serve sia sì come cardistry perché è una bella fioritura, ma vi può servire se fate magia anche a far pescare una carta a uno spettatore, e comunque molto molto d'effetto o è molto molto utile saper fare il ventaglio, è una delle basi. Quindi una volta che ce l'avete girato di circa 30 gradi con il pollice, prendete dal lato sinistro lungo, lo prendete e iniziate così a fare scorrere. Se avete, come vi dicevo, un mazzo di carte nuovo, capirete bene che è molto facile anche aprirlo al rallentatore. Aveste un mazzo più usurato o non di buona qualità, vi rimane tutto a pacchetti. Poi più avanti il modo giusto di eseguirlo è farlo velocemente, quindi con la velocità le carte rimarranno disposte in modo omogeneo, in modo bello, quindi sarà molto più facile, ma per iniziare iniziate lentamente. Quindi mazzo di carte, dita distese, piegato, così angolato di 30 gradi come vi dicevo, la mano, tutte le dita tengono il lato lungo destro, il pollice tiene il lato lungo sinistro. In questo punto qua circa, quindi non sull'angolo ma vicino all'angolo, iniziate ad allargare le carte. Le dita sotto non devono pressoché fare niente se non sorreggere le carte, e il pollice fa da perno. Come vedete, il pollice che adesso sta sorreggendo il mazzo di per sé non si muove, ma è il mazzo di carte che gli gira attorno, quindi la posizione è sempre la stessa. Il polpastrello del pollice deve quasi arrivare all'angolo, quasi, in base a quanto avete il pollice lungo, deve arrivare all'angolo, rimane anche lui tutto bello disteso, prendete e lo aprite. Di per sé è molto molto semplice, non c'è tanto da dire. Ora vi faccio vedere la chiusura. Per chiuderlo dovete semplicemente con le dita sotto chiudere la mano. Quindi come fate?
Avete la mano distesa sotto. Quello che dovete fare è con le dita iniziare a... Allora, partite con la mano così, iniziate a chiudere le dita. Se gli date un leggero colpo con la mano, lui si chiuderà in automatico. Quindi l'apertura, come vi dicevo, angolate e con il pollice trascinate tutte le carte. Per la chiusura fate perno da sotto con il medio, ad esempio nell'angolino qua. Fate perno e con tutte le dita iniziate a muovere la mano. Purtroppo è difficile farvelo vedere. Voi immaginate che appunto avete la mano così. Immaginate questo, avete la mano così. Per chiuderlo dovete fare questo movimento, quindi chiudere le dita e finirete messi con la mano arricciata. Quindi non ho più niente altro da dire. Questa era la spiegazione del ventaglio. Ovviamente potete farlo più grande o più piccolo in base a dove mettete il pollice. Se tenete il pollice a metà, come vedete, rimarrà un ventaglietto molto piccolo. Più tenete il pollice in basso, più il ventaglio rimarrà grande. Come vi dicevo, di ventagli ce ne sono di tantissime tipologie diverse che ve le andrò a spiegare più avanti. Cominciate ad imparare questo che più o meno sarà poi la base di tutti quanti. Se avete dubbi o domande, chiedete. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, vi ringrazio tantissimo della visione, siamo già appunto alla lezione 10, già finita, quindi 10 settimane di corso, grandissimi, sono contento che vi piaccia. Io appunto non so che altro dirvi se non che potete scrivermi in direct su Instagram, mi potete commentare, potete fare quello che volete, io vi rispondo sempre. Non ho più niente altro da dirvi se non che darvi appuntamento alla lezione numero 11, quindi martedì prossimo alle 18. Ciao ragazzi, grazie della visione.